Eccoci qui, cari amici telespettatori, una nuova puntata di FVG Tech. Io sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo, con me Ettore Guarnaccia, benvenuto. Buongiorno Gabriele, grazie per l'invito. Oggi parleremo di social, internet, ragazzi e genitori, ma lo faremo dopo la sigla. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben rientrati in studio, sono sempre io, l'avatar digitale di Gabriele Gobbo. Vi dicevo, un ospite, davvero un'occasione speciale. Oggi Ettore Guarnaccia, esperto di sicurezza informatica, ma autore di pubblicazioni e libri dedicati proprio all'argomento di oggi, e cioè internet, i giovani, l'approccio dei genitori con i propri figli sull'utilizzo della rete, insomma, la rete per i giovani, le insidie, ma soprattutto le occasioni che ci permettono di sfruttarla al meglio. Benvenuto Ettore. Grazie, buongiorno Gabriele, saluto a tutti anche gli ascoltatori. La domanda da $1,000,000, insomma, è la tua parte di vita di divulgazione? Hai fatto grossissime ricerche, hai pubblicato diversi libri, anche questa ricerca è un bel tomo che secondo me dovrebbe andare almeno una copia in tutte le scuole, almeno nell'ufficio del preside, che possa leggere cosa succede su internet. Ma la domanda è, ma è proprio il male del secolo questa internet per i giovani? Io starei più che altro sul fatto che internet, come tutti gli altri aspetti del digitale, hanno dei rischi che bisogna conoscere, hanno dei meccanismi che si nascondono dietro i vari aspetti, che è bene essere consapevoli di come funzionano le cose per appunto essere in grado di mettersi al riparo appunto da spiacevoli incidenti. Ecco, questo è importante. Ovviamente internet e i social e i dispositivi digitali offrono numerose opportunità positive, ovviamente, no? Però c'è un lato oscuro che va conosciuto. Sai, sembra sempre la novità di internet, ma insomma, internet ormai è anche dentro alle lavatrici, non è una novità, ma sembra sempre nuovo perché escono sempre dispositivi e tecnologie nuove. In realtà internet è vecchia come il cucco, però un giorno ti arrivano dei servizi sul web, un giorno arrivano gli smartphone, un giorno arrivano i social, un giorno arriva TikTok, insomma, si è sempre alla rincorsa delle novità e sembra sempre internet questa novità che nessuno conosce. In realtà è quello che ci sta dentro che si evolve. Insomma, come ogni tecnologia, ovviamente c'è il bene, il male, la via di mezzo, eccetera, eccetera. Ma qual è, secondo te, l'errore che magari i genitori fanno con i figli quando danno in mano, ovviamente parliamo di giovani, quando danno in mano gli strumenti? Ma allora partiamo da un aspetto più generale, no? Tu dicevi la tecnologia si evolve continuamente ed è assolutamente vero. Il problema qual è? Il problema è che mentre la tecnologia ha fatto passi da gigante e sta facendo ancora, sta subendo tante evoluzioni in maniera molto rapida, il problema è che nel frattempo gli utenti non sono stati preparati per un utilizzo proficuo, responsabile, sicuro di queste tecnologie, e quindi l'utilizzo avviene un po' a caso, no? Con il metodo di trial and error, cioè provo e sbaglio e imparo, no? E questo, diciamo, è alla base di tutti poi i problemi che nascono. Bisogna investire su una consapevolezza, su una maggiore conoscenza di queste tecnologie, insegnando soprattutto un uso sicuro, proficuo. E questo deve avvenire ovviamente in famiglia, attraverso i genitori che a loro volta devono essere preparati, e a scuola che deve, diciamo, fare un passo in più per avere quella competenza necessaria a trasferire determinati concetti fondamentali verso i propri studenti. Forse il problema è che quelli della nostra età, da noi in su, hanno vissuto senza gli smartphone e senza internet, e piano piano si sono approcciati alla tecnologia, anzi neanche tanto piano piano, perché si sono ritrovati prima i computer e adesso lo smartphone in mano. Ma ricordiamoci che tanto facile è lo smartphone in mano, tanto è potente quello che può fare, e fare tentativi, provare, sbagliare, riprovare, sbagliare per imparare. Ricordiamoci che ovviamente su internet basta anche un errore per, che ne so, beccarsi dal virus
a beccarsi l'accesso al nostro smartphone che ci ruba i dati, insomma, sbagliare troppo non va benissimo. E quindi come fa un genitore, magari della nostra età, quindi sui 30, no scherzo, qualcosa di più, un quarantenne, un boomer che non sa usare benissimo internet a insegnarlo ai propri figli? È qui il cortocircuito? Sì, direi di sì. Il problema è che appunto le famiglie, i genitori in particolare, non hanno opportunità di conoscere queste tecnologie a fondo, di conoscerne i meccanismi che ci stanno dietro, se non appunto da fonti sporadiche o se qualcuno fa un lavoro che lo porta a conoscere più approfonditamente l'informatica. C'è bisogno di creare cultura, competenza e consapevolezza nelle famiglie, a scuola, sui giovani stessi, sui nostri ragazzi, perché appunto queste nuove generazioni purtroppo corrono il serio rischio di essere quelle che più pagheranno questo gap, questa differenza enorme fra l'evoluzione tecnologica e una mancata evoluzione invece degli utenti dal punto di vista della competenza. Ma secondo te come mai noi adulti non ci siamo approcciati con quella sana voglia di imparare, ma abbiamo fagocitato tutto velocemente senza capire cosa stava succedendo? Come mai? Avevamo così fame di utilizzare prima di imparare? Ma dobbiamo tenere conto del fatto che questa evoluzione che ha riguardato appunto la nascita dei social e l'avvento di smartphone, tablet, di questi dispositivi digitali che si possono portare in mano ovunque è molto recente, cioè è iniziata più o meno 15 anni fa. In 15 anni ci sono stati degli avanzamenti enormi rispetto all'inizio. Basta pensare al primo iPhone, a quali funzionalità offriva e quello che puoi invece fare oggi con un iPhone moderno. La stessa cosa vale per i social. I social, che inizialmente erano molto molto spartani, diciamo, come funzionalità, oggi offrono innumerevoli funzionalità che appunto possono essere sfruttate per motivi assolutamente positivi, ma possono nascondere tanti rischi. Non c'è stato proprio il tempo di adeguarsi ai repentini e rapidi cambiamenti che sono avvenuti così in successione, e avremmo dovuto pensarci, diciamo, quando queste tecnologie sono nate e prepararci di conseguenza, prevedendo un percorso, no, di formazione, più o meno quello che normalmente si fa in un'azienda. In realtà nella società questo non è avvenuto. Ascolta, con le tue vastissime ricerche, lo trovate sugli store online il suo libro, Ettore Guarnaccia, trovate le sue pubblicazioni, ma qual è secondo te, partiamo un po' dal problema principale che c'è secondo te con l'utilizzo di internet e come viene utilizzato lo smartphone, perché ricordiamoci che internet va da WhatsApp ai social network, a Google, alla calcolatrice online, insomma internet è tutto, no? Qual è il principale problema rischio? Allora, il principale problema rischio è legato al fatto che nel tempo queste tecnologie, che erano nate, diciamo, con intenti assolutamente positivi, cioè di fornire agli utenti delle funzionalità mirabolanti che potevano appunto consentire una migliore comunicazione, tante relazioni efficaci in giro nel mondo, insomma tante facilitazioni, in realtà poi si sono rivelate tutt'altro. Questo è dovuto al fatto che il business da una parte ha preso sopravvento, quindi queste tecnologie sono state poi pensate, disegnate, sviluppate e prodotte per mantenere l'utente il più possibile incollato al display, perché attraverso questa interazione si fa business. Più interagisco con il mio dispositivo, con i social, eccetera, più i produttori possono raccogliere informazioni, possono propormi pubblicità, possono appunto quindi guadagnare. E questi obiettivi di business hanno messo in secondo piano per larga parte l'etica, i sani principi, e questo sta di fatto generando da qualche anno una dipendenza diffusa di massa, che non è per forza patologica, però essendo relativa a tantissime persone, parliamo di milioni, miliardi di persone nel mondo, diventa un problema sociale globale. Sai Ettore, io come battuto ogni tanto dico che i maggiori social network hanno più psicologi piuttosto che programmatori, no? Perché
Oggi il bene primario è il nostro tempo che passiamo sulle piattaforme, quindi il famoso effetto slot machine, scusa magari se ti anticipo, cioè tu trascini in giù il tuo schermo, molli e il social ti mostra sempre contenuti nuovi, si parla di dopamina, insomma non andiamo troppo nel tecnico, ma anche le varie tipologie di contenuti che vengono spinti piuttosto che altri, insomma più tempo ci stiamo lì e più la piattaforma può guadagnare. Ma noi genitori, Ettore, dimmi se sbaglio, io per primo, quando dico a mio figlio, quando do a mio figlio poco la tecnologia, la do sempre perché deve impararla, un piccolo iPad vecchio, YouTube, le cose, sempre con me presente, gliele do. Ma poi mi rendo conto che non è che è lui che lo usa poco, sono io che lo uso tantissimo, perché poi vado nelle statistiche e non mi accorgo di avere sempre il cellulare in mano. Quindi il problema che tu porti, secondo me, esiste, ma non ce ne rendiamo conto. E questo sui giovani che effetto può avere? Allora, non ce ne rendiamo conto ed è vero, perché la nostra vita sta diventando sempre più digitale in tutti gli aspetti, quindi ovviamente anche non volendo siamo costretti ad avere questi dispositivi quasi sempre nelle mani. Questo non fa altro che aggravare quel problema di dipendenza di massa a cui mi riferivo prima, cioè quella abilità dei produttori di sfruttare appunto meccanismi neurologici. Cioè, tu giustamente hai citato al volo la dopamina, che sta alla base di un meccanismo che è quello della ricompensa variabile, che a sua volta è dietro a tutte le forme di dipendenza, sia da sostanze sia da comportamenti, quindi per dire il gioco d'azzardo, i videogiochi, eccetera. E questo ci rende molto difficile contrastare questa attrazione che esercitano questi dispositivi e questi social sia su di noi sia sui nostri giovani, sui nostri figli, perché mentre noi comunque manteniamo, diciamo, una memoria storica di come si viveva senza, soprattutto i bambini e gli adolescenti di oggi sono nati in un mondo che era già così, quindi non hanno questa memoria storica e di conseguenza, essendo nati in un mondo prettamente digitale, sono portati ad interagire soprattutto digitalmente piuttosto che di persona. Ringraziamo la tecnologia che in questi 2 anni ci ha aiutato tantissimo a non sentirci soli, a contattare i parenti lontani, a far vedere i nostri figli che crescevano, ai nonni che non potevamo andare a incontrare. Quindi, come sempre in questa trasmissione, ben venga la tecnologia, la difenderemo sempre. I comportamenti errati lo fanno gli esseri umani, non la tecnologia. Ma tu hai detto una cosa giusta, perché vivono di tecnologia, sono nati con il mondo digitale, quindi quando noi andavamo da bambini, da ragazzini per strada, ci facevano uno scherzo e ci vergognavamo. Oggi a loro fai uno scherzo su WhatsApp e spesso ce ne sono di bruttissimi, per loro è vita reale, cioè la vita è on life. Questo forse noi genitori non abbiamo capito, e come poterli aiutare. Noi come genitori abbiamo ovviamente l'obbligo, no? La missione di educare i nostri figli, metterli a conoscenza di quelli che possono essere appunto dei rischi e di cui stare attenti, no? Perché a nostra volta l'abbiamo imparato dai nostri genitori, no? Con le classiche raccomandazioni: guarda bene prima di attraversare la strada, non fermarti quando torni la strada con gli sconosciuti, tutte queste raccomandazioni. Quello che manca ai giovani di oggi è questo tipo di raccomandazioni nell'ambito digitale da parte dei genitori. Il problema è che i genitori sono prettamente analogici, i giovani sono prettamente digitali, due mondi che fanno fatica ad incontrarsi. E solo i genitori che hanno fatto lo sforzo di entrare nel mondo digitale dei figli, di conoscere e provare anche direttamente, per esempio, i social che usano i loro figli, capirne i meccanismi, capire quali contenuti vengono veicolati tramite questi social, anche quali messaggi dal punto di vista educativo, perché poi la relazione con i social per molti giovani costituisce buona parte della loro educazione. Però è questa la chiave: essere parte del mondo digitale dei nostri figli, in modo che ci rendiamo conto intanto di quali meccanismi governano questo mondo, e dall'altro lato della medaglia i nostri ragazzi possono capire che, avendo dei genitori che comprendono il mondo digitale, quando hanno dei problemi molto più facilmente si rivolgeranno ai genitori invece che magari a un amico o a qualcun altro. Certo, è vero, perché oggi come oggi, no, arriva a casa tuo figlio di 12enne, 14enne, insomma,
teenager che con il viso un po' brutto, magari è successo qualcosa di brutto, tu gli chiedi come stai, siccome è successo su un social network, lui un po' si vergogna perché tu hai sempre detto che i social è una perdita di tempo, un po' perché non sai cos'è TikTok, eccetera, non ti racconterà il suo problema. D'altro canto, quando un genitore arriva a casa al figlio e dice come è andata a scuola, magari iniziamo a conoscere, che ne so, Instagram, qualsiasi cosa, e chiediamoli come è andata su Instagram. So che sembra un'assurdità, cari genitori, ma per loro un video su Instagram è importante come la ricreazione a scuola, quindi loro vivono all'interno del mondo digitale. Cerchiamo, come ha detto Ettore, di capirlo, chiediamoli, magari addirittura seguiamoli sui social, facciamogli capire che qualsiasi problema hanno possono parlare con noi della loro vita su internet e noi la capiamo e possiamo aiutarla, giusto? Assolutamente sì, essere partecipi del loro mondo significa fin da quando sono piccoli interagiscono con questi dispositivi, sedersi al loro fianco, vedere cosa fanno, discutere anche con loro di ciò che hanno visto, magari di certi aspetti un po' delicati, e consultare gli stessi contenuti, se loro guardano una serie TV, guardare la stessa serie TV con loro, e usare lo stesso videogioco insieme, magari creando anche questa sorta di complicità che non solo aiuta a conoscere appunto i contenuti di un videogioco e quindi a magari a identificare quelli che possono essere elementi di rischio, ma anche farsi sentire parte del loro mondo, di modo che nel momento in cui ci fossero dei problemi, una delle prime, spero la prima persona a cui rivolgersi sicuramente sarà o il papà o la mamma. Già, in effetti abbiamo poco tempo e ne passiamo purtroppo poco perché dobbiamo lavorare, l'affitto che scade, le bollette, abbiamo poco tempo, magari usiamo è assurdo da dire, ma usiamo del tempo online anche con i nostri figli, ne beneficeranno loro, ne beneficeremo noi e mi piace, Ettore, che dici che bisogna metterli nella tecnologia in età già da bambini. Perché? Perché se no arriveranno a 15 anni che non sapranno niente di tecnologia perché gli hai vietato di usare lo smartphone. E poi però c'è la domanda che farà scottare la sedia a Ettore. Controllare, vietare, monitorare, mettere le app di spionaggio nei telefoni dei nostri figli oppure dobbiamo insegnarli a usare bene la tecnologia? Tu da che parte stai? Controllo o insegnamento, Ettore? Io sono dalla parte dell'equilibrio e del fatto di essere insegnanti attraverso l'esempio, perché non possiamo ovviamente pretendere che i nostri figli ad esempio non usino il cellulare a tavola se noi siamo i primi a farlo, per esempio in determinati consessi, quando si è a tavola, quando si è in compagnia magari di familiari o di amici eccetera, il cellulare deve essere un qualcosa che viene messo da parte e si interagisce direttamente con delle relazioni vere dove si discute, si parla, ci si confronta, si impara anche a riconoscere le emozioni, le reazioni dell'altro, cosa che oggi i giovani, soprattutto la nuova generazione, generazione alfa, fa fatica a decodificare perché l'interazione avviene soprattutto digitalmente e questo ci priva nel rapporto umano del contatto visivo, del contatto fisico, del tono della voce, delle reazioni del linguaggio del corpo, tutti aspetti che sono fondamentali per riconoscere le emozioni dell'altro e decodificarle e modificare di conseguenza i nostri comportamenti. Se noi non impariamo questo, difficilmente riusciamo a sviluppare l'empatia che è necessaria per prevenire determinate azioni che possono avere un impatto sugli altri, anche devastante certe volte. Per esempio, offendere qualcuno online è molto più facile se io non riesco a riconoscere il fatto che posso generare in lui un impatto emotivo molto negativo. Come genitori bisogna essere dei maestri emotivi e bisogna essere consapevoli appunto di come funziona il digitale per poter insegnare ai ragazzi i rischi e come prevenirli. Il tempo è davvero importante nelle nostre vite, ma è anche finito per quanto riguarda FVG Tech. Quindi, allora, per prima cosa, grazie mille Ettore Guarnaccia, esperto di sicurezza informatica, ma qui da noi per le sue grandissime competenze del rapporto tra internet e giovani. Grazie Ettore. Grazie a te Gabriele per l'invito e alla prossima.
Grazie davvero, io spero di poterti riavere qui il prima possibile perché c'è tanto da discutere, da insegnare ai genitori a casa. Io anche sono genitore e mi piace spiegarle queste cose. Allora, prima di tutto, www.fvgtech.it per riguardare la puntata e altre 130 puntate, tutti i nostri social network, la rivista da scaricare. Saluto ancora una volta Ettore Guarnaccia. Ciao, grazie Gabriele. E noi ci vediamo la prossima settimana. Buon proseguimento sui canali dell'emittente. Da Gabriele Gobbo è davvero tutto. Arrivederci. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it